Buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara, un vero colpo alle attività che provano ad uscire con difficoltà dalla pandemia. È così che CNA Pescara, dopo la scelta del comune, di istituire la sosta a pagamento in via Cetteo Ciglia, che è stata appunto al centro di diverse polemiche. Ascoltiamo il servizio di Stefano Recanati. Sono circa 700 le firme di operatori economici, residenti e utenti delle diverse attività presenti nell'area di via Cetteo Ciglia, raccolte contro l'introduzione della sosta a pagamento. A consegnarle nella giornata di ieri al sindaco di Pescara Carlo Masci e all'assessore alla mobilità urbana Albore Mascia è stata una delegazione di CNA Abruzzo guidata dal presidente provinciale Cristiano Doardi. Comunale a margine dell'incontro ha annunciato alcune novità. La prima ora gratuita, previa esibizione del disco orario. La tariffa successiva alla prima ora scende da 2 a 1 euro per 60 minuti. La tariffa giornaliera costerà 5 euro, mentre il costo dell'abbonamento mensile è fissato a 15 euro. La Confederazione delle Piccole e Medie Imprese però si dice delusa dalle risposte ottenute dopo l'incontro e si aspettava alcune agevolazioni in più, quantomeno per le famiglie che vivono comunque una zona periferica della città. Che il tempo che è sbagliato dopo 2 anni di pandemia, crisi energetica, aumento di costi, di bollette e quant'altro, diciamo che questa situazione, sia per i residenti, sia per le attività commerciali, tra l'altro non tantissime, perché negli anni purtroppo alcune hanno avuto difficoltà e hanno dovuto abbandonare la propria attività, diciamo che non era il momento ideale per poter fare questa operazione. Il Comune di Pescara ha lavorato e continua a farlo per aumentare la disponibilità di una mobilità sostenibile in città, ma questa svolta green, prosegue Edoardi, non può riguardare una zona mal servita da questo punto di vista. Se ci fossero piste ciclabili a servizio di quell'area, se ci fossero delle strade educate per potersi muovere con il monopattino piuttosto che altro, se ci fosse un servizio pubblico efficiente, lì l'autobus sulla Tiburtina, tra l'altro, passa una volta ogni mezz'ora. Uno magari potrebbe anche pensare che ha un senso. Io la vedo addirittura al contrario. Quella è un'area che dovrebbe essere di parcheggio gratuito per poi far prendere mezzi pubblici o comunque di mobilità sostenibile per andare al centro e non intasare il centro cittadino di veicoli. Non diciamo che quello è il motivo perché si mette il pagamento. C'è una necessità. Peraltro comprensibile, io non voglio di fare cassa e questo è. E questa, quella dei parcheggi a pagamento per fare cassa, è anche la posizione dei consiglieri comunali di centrosinistra che vanno all'attacco della maggioranza. Paolo Renzetti. Parcheggi, trasporti pubblici. Il centro-sinistra a Pescara critica la gestione da parte dell'amministrazione Mascia. Qui siamo in via Cetteo Ciglia, dove tra qualche giorno ci saranno i parcheggi a pagamento. Qual è il vostro pensiero? Questo è uno dei parcheggi a pagamento che la Giunta Mascia ha deciso di rendere a pagamento, appunto all'improvviso. Saranno in tutto 720 parcheggi in aree periferiche della città, quindi dove vivono le persone sostanzialmente, via Cetteo Ciglia, via Paolini, via Passo Lanciano, via Falcone Borsellino, via Raffaello, tante zone dove all'improvviso la Giunta ha deciso di mettere il parcheggio a pagamento. Questo è un modo per fare cassa, perché non sono zone dove è stato potenziato il trasporto pubblico locale, non sono zone dove sono state implementate le ciclabili, quindi è soltanto un modo meschino di fare cassa nel momento peggiore per l'economia di tutte le famiglie pescaresi. È una cosa incredibile perché va a colpire davvero chi abita nelle zone, chi ha un parcheggio sotto casa pagherà il parcheggio perché per mettere la macchina a casa, quindi non c'è neanche la scusa in qualche modo del lavoro oppure dello studio. È una tassa occulta che la Giunta Masci ha deciso di mettere sui pescaresi. Ci chiediamo se il motivo di questo bisogno di soldi sia coprire l'enorme buco finanziario che si sta creando su Viale Marconi, dove ogni giorno cambiano i cantieri, cambiano le idee della Giunta e quindi i pescheresi pagano queste idee che cambiano. Ma fa sorridere perché è come se si aumenta il prezzo e poi si fa uno sconto inferiore all'aumento del prezzo. Qui fino a oggi non si pagava, quindi si pagherà leggermente di meno di quello che avevano minacciato, ma è comunque che si pagherà mentre oggi non si paga. Quindi non è assolutamente utile questo passo indietro, che non è un passo indietro, nei fatti è semplicemente un modo per voler provare a prendere in giro i pescheresi, che però in realtà ormai sono svegliati e hanno capito che davvero hanno di fronte semplicemente chi sta mettendo tasse su tasse.
Da ieri uomini e mezzi al lavoro sulla strada Parco, l'ex tracciato ferroviario divenuto negli anni una via completamente ciclopedonale che unisce Montesilvano e Pescara. Ora è stato nuovamente avviato il cantiere, il filobus dovrebbe passare sulla strada Parco nel 2023 e le polemiche però non sono esaurite. La strada Parco è nuovamente un cantiere. Ieri sono iniziati i lavori sull'ex tracciato ferroviario all'altezza del centro sportivo Le Naiadi tra Pescara e Montesilvano. Il cantiere camminerà verso il centro del capoluogo adriatico per poi spostarsi sul tratto montesilvanese. I lavori dovrebbero concludersi entro l'estate e terminati i collaudi, la filovia vedrà la luce nel 2023, trasformando la più grande via ciclopedonale area metropolitana in un tracciato dedicato al trasporto pubblico elettrico. I primi interventi sono quelli che riguardano le pensiline. Queste erano state realizzate una decina di anni orsono, insieme ai pali coi cavi per l'alimentazione. Il nome tecnico è bifilare aereo di contatto, ma il contatto col filobus in tutti questi anni non è mai avvenuto. Nel tempo le pensiline si sono rovinate, mai state il punto d'attesa dei mezzi pubblici, ma utilizzate solo come normali panchine dove concedersi un po' d'ombra o come tela per i rider della zona. Ora le pensiline saranno abbattute e rifatte da capo, abbassandole di circa 15 cm. I marciapiedi quindi saranno alti la metà di come sono ora. Non si spenderà un euro in più rispetto a quanto previsto dal progetto approvato 20 anni fa, ha garantito il presidente di TUA Giuliante. E intanto prosegue la ferma opposizione del comitato Strada Parco Bene Comune. Pedoni e ciclisti saranno confinati nello streaming sito marciapiede laterale, dicono dal comitato. Della stessa idea il consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli. Comune, Regione e TUA devono ancora spiegare ai consiglieri comunali della città di Pescara come renderanno idoneo il tracciato che ospiterà il mezzo, ha scritto Frattarelli sui social network. I cittadini di Pescara e Montesilvano hanno bisogno di spazi, anche in virtù della prospettiva della nuova Pescara. Come si fa a non pensare la strada Parco come il vero e prezioso corridoio verde che unisce le due città? Questa è la domanda retorica posta dal consigliere comunale che chiede a Regione e Comune l'immediata sospensione dei lavori. E ora la cronaca. Nella giornata di ieri, nel corso di un servizio diretto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nato a seguito di attività info investigativa, in Mosciano Sant'Angelo la sezione antidroga della squadra mobile di Teramo ha tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso una coppia italiana. I due nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di un involucro contenente 7 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione, del nastro adesivo nero, intriso di terra, identico per dimensione e composizione a quello utilizzato per avvolgere altri 17 involucri, quelli che state vedendo in questa immagine, che erano sotterrati alla base del muro di recinzione della palazzina. Gli involucri contenevano complessivamente 4 kg e 787 grammi di eroina, circa 280 grammi ad involucro. La sostanza stupefacente sequestrata, rivenduta sul mercato, secondo gli investigatori avrebbe reso oltre 100.000 euro sul mercato. E le due persone sono ora poste agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Cambiamo argomento, la Sasi, parliamo di ambiente, la crisi idrica negli ultimi anni spinge i gestori a intraprendere strade alternative per sopperire alla scarsità di acqua e di cambiamenti climatici, impatto sulle risorse idriche, si parlerà nell'ambito del convegno che la Sasi promuove per il 22 marzo a Lanciano in occasione proprio della giornata internazionale dell'acqua. Selenia Secondi. Dietro la carenza dell'acqua di questo decennio ci sono i mutamenti climatici e la scarsità di precipitazioni a causa del surriscaldamento del pianeta. Nella giornata mondiale dell'acqua prevista il 22 marzo, la Sasi organizza un convegno per studiare e analizzare il problema della scarsità idrica. Nel 2020 e nel 2021 abbiamo avuto forti problematiche. Speriamo che le temperature attualmente sul monte, cioè all'altezza di 2.400-2.500 metri,
metri, c'è una bella coperta di neve. L'augurio è che, nonostante in questo periodo stiamo razionando, sono interessati una trentina di comuni per una totalità di 30.000 utenze che a turno non percepiscono l'acqua, specialmente nelle ore notturne. Fra un totale di acqua da pozzi e di sorgente, mancano 250 litri al secondo per il consumo. Un problema non solo locale ma nazionale. Dai primi di gennaio per questo è stata operata una riduzione verso le utenze SASI nelle ore notturne per ottimizzare i flussi idrici. E la speranza è che la neve caduta negli scorsi giorni aiuterà probabilmente il flusso idrico di quest'estate. SASI ha inteso organizzare questo evento appunto nella giornata mondiale dell'acqua per invitare degli esperti, dei ricercatori di decennale esperienza sugli argomenti dei cambiamenti climatici e dell'idrogeologia, proprio per fornire al territorio una base di discussione asettica e scientificamente valida, basata su dati scientifici, su ricerche aggiornate. Come sono le acque gestite dalla SASI? Le acque gestite dalla SASI sono buone, quelle che vengono distribuite al consumo sono buone e rispettano sicuramente i limiti di legge. SASI ha poi la fortuna, il privilegio di gestire le acque del Verde, la sorgente del Verde, che sono oligominerali e microbiologicamente pure alla fonte, per cui sono praticamente imbottigliabili. E a proposito di ambiente, oggi è stato inaugurato il laboratorio mobile dell'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Il taglio del nastro con il presidente dell'ARTA, Maurizio Dionisi, è avvenuto a margine del convegno Transizione Ecologica e Benessere presso l'Auditorium del Parco dell'Aquila. L'Auditorium del Parco all'Aquila, perdonatemi. Il mezzo ha molteplici finalità: seguire quello che viene definito un lavoro di monitoraggio della qualità ambientale, dell'aria, dell'acqua e del territorio, oltre ai consueti controlli rutinari presso le aziende, ed è attrezzato per analizzare sul campo tutto ciò che riguarda le emergenze in casi di incendio, sversamenti, parametri acqua e aria, nonché dotato di droni sia con termotelecamere che ottici. Le termocamere servono ad esempio per verificare le diverse temperature delle acque nei fiumi, specie per ciò che riguarda gli scarichi, e tra i prossimi incarichi anche un monitoraggio sulla situazione di Bussi sul Tirino, la più grande discarica d'Europa. Il mezzo fungerà anche da scuola mobile per l'educazione ambientale negli istituti scolastici. L'estensione di missione per l'ARTA è in linea con i tempi attuali, lo ha detto il presidente della regione Marco Marsilio, presente questa mattina all'Aquila, lo state vedendo ora dal pulpito. L'ARTA sarà coinvolta in questa operazione, che necessariamente coinvolgerà le ASL, i comuni e il terzo settore, perché la strada della transizione ecologica parte dalla comprensione di un Abruzzo che ha una forte parte di retroterra verde, aree protette e nel contempo una notevole vocazione industriale. La crisi energetica, continua Marsilio, ci impone di andare verso la transizione e ridurre la dipendenza dall'idrocarburi. Ed è uno stimolo in più su questa strada. Certo, puntualizza, i tempi della transizione sono europei e non immediati e bisogna insistere senza correre il rischio di una macelleria sociale. Andiamo avanti con il nostro giornale, visita ufficiale dell'ambasciatrice dell'Armenia in Italia questa mattina a Pescara per la celebrazione del 30° anno delle relazioni diplomatiche tra Italia e Armenia. La diplomatica ha parlato del conflitto in Ucraina auspicando un cessate il fuoco immediato. Ascoltiamola. Visita questa mattina a Palazzo di Città Pescara dell'ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica di Armenia per un incontro con il sindaco Masci e i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e imprenditoriale abruzzese. L'occasione è anche servita per la celebrazione del trentennale delle relazioni diplomatiche tra Armenia ed Italia. Non è mancato ovviamente un accenno da parte dell'ambasciatrice a quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina. Quest'anno celebriamo il 30° anniversario
dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra l'Italia e l'Armenia, che è un anniversario molto importante per noi. Sia la Russia che l'Ucraina, che il popolo ucraino sono entrambi per noi popoli amici, e noi ci auguriamo che quanto prima si possa stabilire la pace e la pace nella regione. Si terrà il quarto round e speriamo che sia l'ultimo round dei negoziati, speriamo che si possa arrivare a un accordo e che si possa firmare un documento che metta fine alla guerra. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci. Per noi è un piacere e un onore averla qui, anche perché si tratta di una popolazione che ha avuto purtroppo sofferenze grandi e oggi un momento culturale può rappresentare una situazione di tranquillità e di serenità in una situazione difficilissima, quale quella che stiamo attraversando nel mondo. L'Istituto Comprensivo di Loreto Prutino ha ospitato nella giornata di ieri il videoreporter Sebastiano Fezza. L'incontro ha permesso agli studenti di ascoltare una testimonianza concreta di chi la guerra l'ha raccontata direttamente dal campo di battaglia. Sappiamo che con i social si parla anche alle volte a sproposito di guerra, di pandemia, eccetera. E la scuola invece ha il compito di educare con competenza. Raccontare la guerra per educare alla pace è il titolo dell'incontro organizzato dall'Istituto Comprensivo di Loreto a Prutino e che ha visto protagonista il videoreporter di guerra Sebastiano Fezza. Per il dirigente scolastico Camillo Dintino è stato come tenere in poche ore 10.000 ore di educazione civica, e dietro l'evento c'è la volontà, sottolinea, di dare una testimonianza concreta sul campo in questa situazione particolare per far comprendere cos'è una guerra e quanto sia importante la pace. Fezza di guerre ne ha documentate 17, realizzando oltre 100 reportage per la RAI in zone di crisi nel sud del mondo, oltre ad aver collaborato per 5 anni con la ONG Maram Foundation per aiutare i bambini nella scuola al-Ikam nel campo profughi di Atam in Siria. L'attenzione di Fezza, parlando agli studenti, si focalizza su tutte quelle persone che a causa della guerra sono costretti ad abbandonare la propria terra, ovvero la guerra degli ultimi. È la guerra della gente, quella che deve abbandonare le proprie case. Voi provate ad immaginare una famiglia, madre, padre, dei bambini, che di colpo dalla sera alla mattina si trova costretta a dover lasciare tutto quello che ha costruito in una vita per andare non si sa dove, per finire in un campo profughi. Ecco, queste sono le guerre che noi dobbiamo raccontare. E quello che io cerco di fare sempre, dopo tanti anni di attività in prima linea, è quella di raccontare ai ragazzi che cosa vuol dire subire una guerra e non esserne protagonisti. Intanto l'Istituto di Loreto a Prutino, per stessa ammissione del preside, è infatti tra quelli che ha dato disponibilità ad ospitare tra i suoi banchi i ragazzi ucraini. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie del comune di Teramo riceveranno in questi giorni la visita di magistrati, avvocati e docenti universitari che dovrebbero spiegare loro a cosa serve la Costituzione italiana. Si tratta di un progetto pilota di educazione civica promosso dalla casa editrice Giuffrè, al quale hanno aderito l'amministrazione comunale, l'università, l'ordine provinciale degli avvocati e anche l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. Tania Bonici Castelli. Avvocati, magistrati e docenti universitari spiegheranno la Costituzione italiana nelle scuole primarie e secondarie del comune di Teramo. Un progetto pilota di educazione civile ideato dalla casa editrice Giuffrè e al quale hanno aderito l'Università degli Studi di Teramo, l'Ordine degli Avvocati, l'amministrazione comunale e l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. Un percorso che ci servirà per formare le prossime generazioni e farli essere dei cittadini sempre più consapevoli di quelli che sono i diritti e i doveri che siamo chiamati a rispettare e a pretendere come cittadini della Repubblica Italiana. Evidentemente, dopo anni nei quali questa generazione veniva definita come una generazione quasi disinteressata, bamboccioni, ciusi, sono stati tanti termini scelti per individuare questa che è la generazione in età scolare, noi proviamo a invertire la rotta, investiamo su di loro e sulla loro formazione con un percorso evidentemente interessante, un percorso pilota che già in tanti ci stanno chiedendo negli altri territori per far sì che possa essere in qualche modo replicato. E mentre i magistrati del Tribunale di Teramo racconteranno la Costituzione italiana agli studenti delle medie, gli avvocati teramani se la dovranno vedere con i bambini delle elementari.
cercheremo di spiegare in modo molto semplice a questi piccoli cittadini come sono, quanto sono importanti i principi di uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e insomma tutti quelli che sono i valori fondanti della nostra Repubblica. E cercheremo appunto di farli anche attraverso il gioco, di farli avvicinare a questi valori. L'Università di Teramo invece incontrerà gli studenti delle scuole superiori. Ecco, quale sarà il linguaggio e l'approccio con questi studenti? Ma un approccio didattico, ma al tempo stesso di invito, diciamo così, alla critica, no? E soprattutto a far vivere la Costituzione declinata sui temi dell'attualità. Ecco, la nostra Costituzione e la guerra, qual è il rapporto? Ma la nostra Costituzione ripudia la guerra, e ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E questo non vuol dire che non consideri la guerra, ma la considera come guerra difensiva, e cioè intesa come difesa dall'attacco altrui all'integrità del territorio dello Stato. A cosa serve la Costituzione? La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, essa racchiude i principi e le regole della convivenza civile. Per esempio, ci dice che siamo tutti uguali, che siamo liberi di parlare o di restare in silenzio, di viaggiare, di uscire con gli amici, di andare in chiesa se lo desideriamo. Ci dice anche che abbiamo il diritto di lavorare, di studiare e di curarci se ne abbiamo bisogno. E ci dà perfino la possibilità di scegliere chi deve rappresentarci in Parlamento, che è il luogo dove si prendono decisioni più importanti per il nostro paese. La Costituzione, in altre parole, ci dice che abbiamo il diritto di essere felici senza fare del male agli altri. E ora lo sport, a partire dal calcio di Serie C. Veroli e Diambò sono i due indisponibili per il Pescara in vista del match di questa sera all'Adriatico contro il Cesena. I biancazzurri vanno a caccia di una vittoria per portarsi a due punti dal terzo posto, tornano dal primo minuto Ferrari e Drudi. Andrea Costantini. Scontro diretto all'Adriatico Cornacchia, il Pescara sfida il Cesena, partita cruciale sulla strada per il terzo posto. Vincere vuol dire portarsi a meno due e battagliare sul filo proprio coi romagnoli e probabilmente Lentella. La squadra di Volpe affronterà quella di Viali alla quart'ultima giornata, il prossimo 3 aprile. Una mancata vittoria ridurrebbe le speranze del Lumicino per un Pescara che poi se la potrebbe giocare per il quarto posto, con l'auspicio, nel caso, di essere la migliore tra le quarte dei tre gironi, così da bypassare lo stesso i primi due turni. Considerazioni da fare al netto di un eventuale deferimento per il caso plusvalenze. Rifinitura svolta al difebo di Silvi e poi lista dei convocati diramata da Auteri, che recupera Drudi, tiene dentro Pompetti, sulla cui presenza resta un grosso punto interrogativo, e porta con sé i baby Chiarella, Delle Monache e Blanuta. Assenti l'infortunato Diambò e lo squalificato Veroli. Torna dal primo minuto il loco Ferrari, sempre più bomber del Delfino, a un gol dal capocannoniere del girone Magnaghi, che a 15, con lui Rauti e Clemenza. In mediana, in caso di forfè di Pompetti, nuovo ballottaggio Zappella-Anzita per la sua sostituzione, nel primo caso dentro Cancellotti, nel secondo Zappella sulla linea di difesa che vede il rientro di Drudi con ingrosso. A sinistra Auteri potrebbe premiare il match winner di Olbia, Frascatore. La gara con il Cesena è una gara importante, importantissima, perché se vogliamo migliorare la posizione in classifica, come ho già detto, non ci sono altre alternative se non quelle di vincere. Il Cesena è una squadra che ha un ottimo possesso palla, una squadra organizzata con ottime individualità, ha fatto un percorso importante fino adesso in questo campionato, però noi non siamo da meno. Pompetti valuteremo fino alla fine la possibilità di impiegarlo. Pochissime presenze all'Adriatico nelle ultime gare casalinghe, il tecnico biancazzurro lancia un appello ai tifosi. Io sono sicuro che i nostri tifosi verranno, ma faccio un appello, insomma, è una gara importante. Ci piacerebbe a me e ai ragazzi avere un contributo importante di pubblico, come poi per avere un supporto importante come il pubblico pescarese saprà fare, ma sono sicuro che avverrà.
Sulla sponda cesenata il tecnico Viali rispetto a Pistoia recupera il solo Ilari, pronto a prendersi una delle tre maglie da titolare del centrocampo. Restano fuori causa l'ex Rigoni, Mulè, Calderoni, Missiroli e Zecca. Davanti Caturano, Bortolussi e Pierini. Qualche assenza nel reparto arretrato, ma per una squadra che ha la terza miglior difesa del girone, che per 18 gare su 31 è rimasta imbattuta. Siamo consapevoli che è una partita complicata, inutile che sto a elencare i motivi perché li sapete meglio di me. Grande qualità nella rosa, tanti giocatori. Nell'ultimo periodo stanno giocando anche in modi diversi, quindi sono anche hanno scelte diverse, però ci arriviamo nel momento giusto, un momento positivo, e quindi del resto anche loro. Credo che sarà una partita aperta, una partita divertente, con due squadre che faranno di tutto per superarsi. Alle 21 al Recchioni spareggio salvezza per il Teramo a Fermo contro il gialloblu di Riolfo. Nel Diavolo, rispetto a quanto detto nella conferenza di ieri, giocherà Soprano al centro della difesa con Codro, Mazzi e Pinto. Assente Asi Osmanovic per un problema fisico e al suo posto ci sarà Lombardo. Mordini andrà a sinistra mentre Malotti dovrebbe partire dal primo minuto con Bernardotto e D'Andrea. Siamo rimasti tutti quanti male del non risultato con il Montevarchi. I ragazzi ne sono consapevoli, ma me lo avete sentito dire tante volte, ma io non smetterò mai di difenderli questi ragazzi, perché sul campo sono ragazzi veramente che nella quotidianità si allenano sempre in maniera ottimale, con grande intensità, con grande attenzione ai dettagli, quindi purtroppo poi a volte riusciamo a riproporlo la domenica e tante altre volte non ci siamo riusciti, però la squadra è consapevole sia del momento che della classifica e dell'avversario che troveremo. È una partita diversa dalle altre, sappiamo che Fermo è un campo molto difficile, sanno tra virgolette venirti addosso e essere molto forti nei duelli, è una squadra estremamente fisica, una squadra pericolosa sulle palle native, quindi sappiamo che dobbiamo, come hai detto giustamente te, ogni pallone è veramente una mini partita, se riusciamo a vincere i duelli molto probabilmente riusciremo a fare un risultato positivo. Se invece giochiamo in maniera passiva o siamo tra virgolette leggeri, è chiaro che è molto semplice che possa la Fermana possa batterci. È chiaro che ogni scelta è un rischio, perché ti rispondo alla rovescia, nel senso, se giochiamo a 4 e poi perdiamo la partita, poi magari diciamo ha giocato a 3, bisognava giocare a 3. Sì, come avevamo preannunciato 3 giorni fa, era una settimana molto importante per quello che è l'economia del campionato, e incontriamo il Teramo che ha gli stessi punti nostri. Questo è un vero e proprio scontro diretto in una settimana difficile, dove comunque a livello numerico di ragazzi abbiamo perso qualcheduno per una sindrome influenzale che ci ha preso in questi giorni. Sì, qualche assenza ci sarà, i ragazzi hanno sempre dimostrato di fare di necessità virtù e di farsi trovare sempre tutti presenti e pronti quelle che sono le economie delle partite, e penso che il Teramo faranno lo stesso, anzi ne sono sicuro. E il Teramo, buona squadra, ha tassellato quella che è la sua rosa col mercato di gennaio, altalena alcuni risultati da positivi e negativi, però l'importante più che il Teramo è quello che noi metteremo in campo, quello che faremo per ottenere il massimo dei punti. Ma sì, ma la squadra ha sempre lavorato bene, sempre espressa comunque con grande motivazione in campo. A volte gli episodi ti girano contro e quindi è normale che nelle non vittorie si perda un po' di fiducia in se stessi. Però si è stati bravi a rimanere il più sereni possibili, fiduciosi, e alla fine queste due partite ci ripagano di periodi negativi. Però cioè, la strada è ancora tanta, i risultati da fare sono tanti, quindi alla stessa maniera guardiamo con fiducia i prossimi impegni. E
E ora la pallavolo di Serie A2, la sconfitta di Reggio Emilia complica i piani salvezza per la Sie Cortona, che ora si gioca tutto nelle ultime tre giornate. In A3 invece la Babineto cade al tie break con il Macerata e si stacca dal primo posto, mentre in A2 femminile l'Altino trova la prima vittoria proprio nell'ultima giornata di regular season. Sergio Zappalorto. Perdere a Reggio ci sta, ma così proprio no, soprattutto a ripensare al terzo set sciupato ancora una volta ai vantaggi dopo aver condotto fino al 24-23 e aver perso gli altri due lottando e come a 21-22. La squadra è più che viva, a partire da un ottimo Buffon, subentrato uno spento Sant'Angelo. Conta adesso realizzare 6 punti nelle ultime 3 gare, rincorrendo l'unica agganciabile per restare in A2, il Portoviro, adesso a 3 punti. Si può fare, sperando comunque nei play-out, vedremo. In A3 non ci sono più mani in giro da mangiare. Uno splendido cadeau al Macerata al tie-break, quando dal 13-11 la Babineto ha subito un parziale da 0-4 uscendo sconfitto. E ora il Grottazzolina appare irraggiungibile a più 6 in bet. Almeno per il secondo posto la strada è spalancata, ma senza più sbagliare, possibilmente 21 battute, quasi un set, per cui i marchigiani ringraziano sentitamente. Di buono c'è che i bertoliani hanno ritrovato un super link, 36 favolosi punti, e scoperto due pedine alternative che saranno preziose nel rush finale, cioè Omaggi e Giuliani, rispettivamente al posto degli infortunati Calonico di sabato e Del Campo. In A2 femminile fa finalmente festa l'Altino. Nell'ultima della prima fase, un recupero travolge il quotato Ravenna, trova 3 punti in dote per la seconda fase ed esalta il gruppo che si è espresso per quello che vale. In B maschile, mentre mestamente condannato e ancora perdente l'Alba, torna il sole in casa Paglieta, che liquida 3-0 nettissimo nei parziali l'Anguillara e vivifica la speranza di rimanere in cadetteria, dove in campo femminile va solo applaudito e a lungo il blitz della Teatina sul campo tutt'altro che facile del Casal dei Pazzi, impresa titanica da 3 punti che salta le neroverdi, che devono credere fino in fondo a quello che sarebbe un vero miracolo per confermare la B1. In B2, fatta eccezione per il Teramo che torna subito al successo con un perentorio 3-0 sul Trani, purtroppo l'Abruzzo stenta parecchio, perdono tutte in casa un falcidiatissimo Gada Pescara 3-1-3, Cetias Montesilvano 0-3 uno scontro diretto, D'Annunziana 0-3 con la capolista. E continua la solidarietà della nostra regione verso i tanti profughi che stanno arrivando dall'Ucraina. E infatti la Volley Pescara 3 mette a disposizione istruttori e campi ai bambini precipitati traumaticamente in una realtà sconosciuta, fuggendo proprio dall'orrore della guerra. Potranno frequentare gratuitamente i corsi fino alla fine della stagione agonistica. I corsi si svolgeranno al Palo Orfento, nelle palestre delle scuole Tinozzi, Tito Acerbo, Di Marzio e Montale. La Volley Pescara 3 si sta anche dotando di una serie di traduttori per includere al meglio bambini e ragazzi. E questa era l'ultima notizia. I servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.